Ha il volto di Carlotta, 23 anni, neolaureata padovana, uno dei primi contratti di assunzione che andranno firmati in Veneto grazie al Jobs Act del governo Renzi. Ironia della sorte, uno degli ultimi esami sostenuti nel piano studi di Carlotta riguardava proprio la sospirata riforma del lavoro. Sono arrivata qui per un progetto universitario, mi sono innamorata della realtà aziendale e da quel giorno ho cercato di far sì che potesse diventare qualcosa di più, quindi un'opportunità lavorativa. A trasformare il sogno di Carlotta in realtà è stata Arianna S.P.A., a sua volta piccolo gioiello industriale del Nord-Est, specializzata nell'illuminazione tecnica LED che da anni fa dell'innovazione tecnologica e sostenibile la sua bandiera. Beh, effettivamente abbiamo aspettato per due assunzioni, una è Carlotta, una è un fisico che nonostante una laurea con 110 lode era più di 2 anni che traghettava da un contratto a tempo determinato a un altro, quindi era diversi mesi che aspettavamo questa svolta da parte del governo. A confermare un modesto ma pur presente risveglio economico nell'ex locomotiva d'Italia è in questi giorni anche un sondaggio di Confindustria Padova che rivela come un imprenditore su 3 si dica pronto a sfruttare i benefici della decontribuzione. Ma, continua la ricerca, solo una vera ripresa potrà determinare la crescita stabile dell'occupazione. Almeno così la pensa più della metà degli imprenditori intervistati. Nel frattempo ben vengano i primi piccoli segnali di primavera, come quello di Carlotta, tra pochi giorni nuova assistente marketing di Arianna S.P.A. Non ho ancora firmato il contratto, è il primo contratto della mia vita, sì.